dispositivo come originale di Tesla è qualcosa di funzionava con alte tensioni e insomma un certo costo di realizzazione. E questo fisico invece che insegnava all'Università di Berlino, adesso dirige l'Istituto di Onde Scalari, che sarebbe questo onde di cui ho parlato prima, in Germania, in Turingia, e ha fatto dei kit dimostrativi di come funziona questa tecnologia a onde scalari. Io ho portato il kit di questo scienziato, ce l'ho qui, però alla prossima conferenza, non ora, cercherò di dimostrare quello che afferma questo scienziato, cioè che ha tutte le proprietà dichiarate e affermate da Tesla circa appunto l'esistenza di queste onde scalari, il loro funzionamento. Quindi, over unit energetica, la non schermabilità delle gabbie di Faraday. Attualmente il sistema arziano, diciamo, è molto sensibile alle schermature, mentre il sistema di Tesla può attraversare qualsiasi tipo di schermatura, è un sistema molto più efficiente. E per di più violerebbe un'altra legge, un'altra teoria della fisica ufficiale, cioè quella della relatività generale, per la quale penso che è impossibile superare la velocità della luce, perché queste onde viaggerebbero una volta e mezzo la velocità della luce, ed è stato testato da diverse università in Germania che effettivamente hanno rilevato le cose che ha affermato costantemente. Ora, prima di arrivare alle onde scalari, Tesla aveva scoperto che era possibile trasmettere, perché quello era il suo scopo, perché se no ci guardiamo intorno è pieno di cavi dappertutto, siamo lontani di cavi dell'alta tensione, cavi della tensione normale che arrivano nelle città, ci passano sopra le teste, cavi delle fogge, adesso i cavi delle fogge stanno sparendo, e dato, sta arrivando l'epoca del wireless, lui è il padre del wireless, aveva capito che voleva togliere subito, peraltro il suo socio d'affari, JP Morgan, possedeva, questa che vedete è la torre che lui ha costruito a Long Island, era alta circa 50 metri, 47, e sarebbe stato il trasmettitore di potenza a livello mondiale di queste onde scalari. E era quasi terminato, mancava soltanto la cupola di rame, ma JP Morgan lo fermò. Lo fermò e nessun altro banchiere, nessun finanziatore, perché se qualcuno si fosse messo al suo fianco a finanziarlo avrebbe passato seri guai, perché le banche gli avrebbero chiuso qualsiasi conto. Ora, come dicevo, prima di arrivare alle scalari, che spero di poter far vedere la prossima volta, perché con alcuni collaboratori, io ho preso questo kit in Germania abbastanza scettico, però il mio dovere era vedere se volevo controllare, verificare con mano se funzionava o meno. Dai primi controlli che abbiamo fatto casalinghi, perché mancava strumentazione, io ho ordinato un apparecchio che doveva arrivare, un oscilloscopio potente, e purtroppo è fermo alla dogana di Milano, di Linate, e quindi non è arrivato in tempo, e far vedere una cosa così senza le dimostrazioni, sinceramente non mi sembra una cosa buona e giusta, perché sicuramente poi direbbero su internet, ma non è vero, funziona in pro, vorrei insomma farlo vedere che funziona sotto controllo strumentale. Ora, quello che possiamo far vedere però è il passaggio prima, cioè quando Tesla a un certo punto nei suoi esperimenti capisce, lavorando con l'alta tensione, che è possibile trasferire energia senza fili attraverso l'ambiente. Questa che abbiamo messo qui sul palco è la bobina Tesla, che è una bobina alta tensione. È una bobina alta tensione con il quale lui praticamente è stato il pioniere per esempio anche dei raggi X, per i quali Röntgen ha preso il premio Nobel, aspettava a lui. Però lui non ha mai dimenticato la paternità delle sue scoperte, ma ci sono documenti che provano
compresa una lastra, una foto della lastra di una sola mano, una Terra GX, molto prima di Rodinger. E così anche molti altri no, lui scoprì per esempio i raggi cosmici, diedero del passo, lui disse in anteprima, infatti stiamo parlando insomma del fine 800, diceva che era possibile inviare non solo segnali radio e quindi la voce umana eccetera, ma anche immagini, anche energia e un domani anche materia, cioè teletrasporto. A quei tempi le cose del genere era follia. Lui però non se le teneva le cose e le dichiarava. I suoi direttori quindi ne hanno approfittato e fanno la prima passo. Oggi sappiamo che tutto quello che ha detto si è realizzato, anche se in realtà siamo ancora molto indietro rispetto a quello che aveva fatto lui, perché i onde scalari oggi non li usiamo, usiamo il sistema insieme. Vabbè, comunque, adesso... Dicono che ha funzionato a ARC, sì, io, ecco, sono stato un po' sciolto su vari, non ho seguito proprio una linea perché sennò le cose da dire sono tantissime, tra cui quello che ha accennato lei, e cioè che lui aveva trovato anche il modo per influenzare il clima, l'ambiente, attraverso il bombardamento della ionosfera con grandi cariche di energia. Queste cose che poi sono state segretate dal governo, ma lui aveva affermato in tutti i giornali, eccetera, e ha spiegato il funzionamento dell'anello base, sono state realizzate dagli americani con il famoso progetto ARP, ed è un sistema di antenne con il quale loro possono influenzare il clima a proprio piacimento. Basta fare una ricerca su appunto, questo tipo di antenna e si scoprirà che, per quanto non se ne parla, non so quanti sono gli appassionati di Tesla che sono di questa sera, che un po' lo conosco al cielo, ma per chi non l'ha mai sentito immagino che appaiano cose folli, eppure è così. Altra cosa che lui ha scoperto e brevettato, cioè ha fatto dei dispositivi con i quali è possibile ottenere questi risultati, era la cosiddetta telogeodinamica. Cioè, lui sapeva che ogni materiale, ogni elemento in natura ha una propria velocità di vibrazione, e che se veniva emessa energia e diciamo accelerata questo ritmo vibratorio attraverso il cosiddetto principio di risonanza, che è un po' come un poco, il principio di risonanza, si riescono a fare cose incredibili con poca energia, e funziona un po' questo principio come un'altalena. Cioè immaginiamo che c'è un pendolo che gira a una certa velocità e fa avanti e indietro, se viene spinto in un certo momento proprio come un'altalena, lo si accelera senza, semplicemente seguendo un ritmo, una piccola toccata con la giusta frequenza, e quello accelera improvvisamente. E lui praticamente con un oscillatore meccanico riusciva a far vibrare la materia e a far rompere qualsiasi cosa, anche il metallo. Questo per esempio è noto a tutti con il classico grido che fa rompere il cristallo. Quello, quando vediamo un bicchiere che esplode con il suono, è perché quel suono è entrato in risonanza con la frequenza del cristallo, e quindi lo ha spinto fino a una velocità che non regge più la struttura e scoppia. E questo riusciva a farlo con qualsiasi materiale, perché tu basta che abbia risonanza, la frequenza di risonanza, e cominci a spingerla. E lui disse, affermò che quindi era possibile creare terremoti a livello artificiale, e non è fantascienza, ci sono interrogazioni parlamentari negli Stati Uniti e diversi accordi tra USA e vecchia Unione Sovietica, in cui si cercava di limitare, di impedire, di mettere al bando le cosiddette armi geofisiche, proprio perché in realtà questa possibilità c'è oggi, cioè è possibile creare terremoti artificialmente. E insomma, queste sono un po' delle cose che ha fatto incredibili, ma ce ne sono molte altre. Per questo poi ci sono